in collaborazione con Bulensiel, Botalla, Euroconnection, Sparco. Con le telecamere di GRP e fatti di sport siamo al Bocciodromo di Salassa per l'ottava giornata del campionato nazionale di Serie A, che vede di fronte i padroni di casa della BRB Ivrea contro la Chiavarese. Siamo con Paolo Ballabene, la prima da ex sui terreni della BRB Ivrea. Ma sì, sempre un piacere tornare qua. È stato 7 anni, ho fatto ottimi risultati e ora lo sport mi ha messo di fronte questa sfida con la Chiavarese. Cercheremo di fare bella figura, faremo il nostro incontro contro una corazzata come la BRB, costruita per vincere, vincere e vincere. E niente, noi facciamo il nostro campionato, cercheremo di raggiungere la salvezza se riusciremo, molto difficile, e ce la metteremo tutta. Una partita un po' ad andi per la partenza. Sicuramente, i valori in campo sono nettamente differenti, come normale che sia. Noi abbiamo anche due defezioni oggi come Carlevaro e Bruzzone, che non sono presenti, e cercheremo di far bella figura. Qualche emozione in più? È un piacere rincontrare un sacco di amici, tifosi che hanno sempre fatto il tifo, abbiamo condiviso tante gioie, quindi è un piacere venire a salutare tutti, dove sono stato molto bene per il resto. È partito l'incontro BRB Ivrea Chiavarese, nel campo numero 1 vediamo il combinato con Emanuele Bruzzone in accosto che va fuori dal cerchio. Ancora Emanuele Bruzzone in accosto con la sua seconda boccia e questa boccia gli va fuori. Terzo accosto per Emanuele Bruzzone. Ottimo l'accosto questa volta. Va in bocciata Renato Lucco Castello e la colpisce. Nel gioco numero 2 la coppia, Picasso in questo momento in accosto, suo compagno di squadra Ravera, per la BRB Carlo Ballabene e Daniele Grosso. Daniele Grosso che va in bocciata e la colpisce. Nell'individuale è Jancic che va in bocciata. Colpisce contro di lui l'avversario Paolo Ballabene. Ancora Jancic che va in accosto col suo punto in terra. Fa il punto e sono 2 punti per Jancic della BRB nell'individuale. Nel campo numero 4 incontro a Terne. Vede Alberto Cavagnaro che va in accosto, compagni di squadra Ferrero e Grattapaglia. Per la Chiavarese, Pegoraro, Baccino e Massone. Massone per la Chiavarese che va in accosto. Il costo ben riuscito, passò il punto. Direttore di gara è il signor Castagnieri, coadiuvata dai signori Bonino, Bellavista e Berti. Nel combinato è iniziato la quarta mano sul risultato di 9-7 per Renato Lucco Castello, che in questo momento va in accosto contro di lui Emanuele Bruzzone, accosto che non riesce. Secondo accosto di Renato Lucco Castello nel combinato. Questa volta la boccia gli rimane larga dall'altra parte. Terzo accosto per Renato Lucco Castello nel combinato. Questa volta la boccia gira bene e forse fa anche biberon. L'arbitro controlla se esiste il biberon. Biberon, 2 punti. Emanuele Bruzzone che va in bocciata, la colpisce. Ultimo accosto nel combinato della mano numero 4 per Lucco. Boccia che è entrata nel cerchio. Va in bocciata Bruzzone e la colpisce. Emanuele Bruzzone decide la bocciata sulla boccia.
ultima bocciata di Emanuele Bruzzone ancora sulla boccia, la fallisce. Carlo Ballabene in accosto nella coppia, in vantaggio per 9-1, un costo che gli scappa leggermente lungo. Ravera che va in accosto, boccia che scende per suo il punto, va in bocciata Daniele Grosso e colpisce ancora Ravera per la Chiavarese in accosto, boccia che gli rimane corta, va sul pallino salvezza Picasso, lo vola Ravera in accosto, accosto che riesce, Daniele Grosso in bocciata sull'accosto di Ravera, colpisce accosto di Carlo Ballabene, e sono due punti in terra. Accosto di Daniele Grosso, accosto che riesce, tre punti in terra e si porta sul 12-1 la coppia della BRB di Grosso e Ballabene. Pallino salvezza per Picasso, boccia completamente fallita, una boccia in mano per la Chiavarese, una boccia in mano per la BRB Ivrea. Picasso con l'ultima sua boccia in accosto, non riesce, punto in terra per Carlo Ballabene che si aggiudica l'incontro con Grosso su Picasso Ravera per 13-1, i primi due punti in palio a favore della BRB Ivrea. Ancora un pallino salvezza per Paolo Ballabene, colpisce la boccia al costo di Paolo Ballabene nell'individuale. Cosa che dovrebbe aver fatto suo il punto, vediamo. Jancic nell'individuale che va in bocciata, la colpisce, si aggiudica due punti, si porta sull'11-4. Ultimo costo nel combinato per Emanuele Bruzzone. Emanuele Bruzzone che termina la sua prova a 23, due bocce in mano ancora per Renato Luco Castello. Luco in bocciata, la colpisce e si porta sul 22-23. Ultima bocciata per Renato Luco Castello, se colpisce il pallino si aggiudica l'incontro, se lo fallisce vince Emanuele Bruzzone. Lo fallisce, quindi si aggiudica l'incontro per 23-22 Emanuele Bruzzone e porta il risultato della BRB sul 4-0. Paolo Ballabene che va in bocciata, la vola, si aggiudica l'incontro per 13-4 Jancic della BRB su Paolo Ballabene della Chiavarese, BRB che si porta sul risultato di 6-0. Ultima bocciata per Gigi Grattapaglia, la colpisce e si porta sul 11-3, l'avversario Chiavarese concedono l'incontro, quindi si aggiudica la terna l'incontro con Grattapaglia, Cavagnaro e Ferrero su Pegoraro, Baccino e Massone per 11-3, risultato parziale dell'incontro, BRB Ivrea 8, Chiavarese 0. Parte la staffetta sul risultato di 8-0 per la BRB, Burnic per la BRB, ancora Alex colpisce, colpisce 4-4 del cambio Emanuele Ferrero, dall'altra parte ricordiamo che corre Pegoraro e Panessi. Colpisce ancora Emanuele Ferrero, e sono 7-7, 8-8 dal cambio Alex,
dall'altra parte parte Pegoraro, colpisce Pegoraro, il risultato è di 10-8, 10-9, colpisce ancora Pegoraro, un minuto di gioco, 11-10 per la BRB. Ha fallito Panessi, ancora Panessi colpisce, Lele Ferrero per la BRB colpisce ed è il cambio ad Alex Bernic. Ancora Bernic, ancora Ale colpisce, ultima sua boccia ed è il cambio Emanuele Ferrero e colpisce 19-18, colpisce Panassi, ancora Panassi che colpisce 20-22, 21-23 per la BRB. Panessi dà il cambio a Pegoraro, l'ex della BRB. Colpisce ancora Pegoraro. E adesso è Alex a colpire, a dare il cambio a Emanuele Ferrero. Colpisce Emanuele Ferrero. 2 minuti e 30 di gioco, 29-27, sono 30-27, ancora Lele Ferrero, adesso è Panessi che colpisce, ancora Panessi. Pegoraro, ancora Stefano Pegoraro che colpisce 33-36 a favore della BRB, 2 minuti di gioco ancora, Emanuele Ferrero colpisce, Ferrero colpisce ancora, dà il cambio ad Ale Borlicnik. Ancora Alex, colpisce ancora Alex, colpisce ancora e sono 43-36, colpisce adesso Pegoraro, dal cambio a Panassi, colpisce ancora Panassi. Ancora Panassi con la sua boccia e sono 40-48, colpisce dal cambio a Pegoraro, mentre di qua parte Ale Borni, dal cambio a Emanuele Ferrero. Colpisce Emanuele Ferrero e si porta a 53-45, fallisce adesso Emanuele Ferrero, 27 secondi al termine, parte Ale, colpisce, sono 57-47, colpisce Panassi. 60 e dà il cambio a Emanuele Ferrero, che sono 60-50 per la BRB, che schierava Ale Borsnik e Ferrero contro Pegoraro e Panessi. Quindi il risultato parziale dell'incontro: BRB 10, Chiavarese 0. Valerio Remino, quali sono le patologie più ricorrenti per un giocatore di bocce?
Le patologie più ricorrenti nel giocatore di bocce sono, riguardano le articolazioni del ginocchio, l'articolazione del tratto lombosacrale, l'articolazione della spalla, articolazione anche della caviglia per traumi distorsivi, e poi ci sono delle sofferenze patologiche che possono essere causate da microtraumi ripetuti come le tendiniti o lesioni meniscali oppure lesioni discali della colonna vertebrale oppure anche microtraumi che possono generare delle calcificazioni al di sotto del tallone che sono le spine calcaneari. Se ami l'innovazione, se cerchi il meglio, se scegli il colore, fai una scelta vincente. Boulanger, l'avvenire è già nelle tue mani. Grosso sul primo tappeto, colpisce la boccia sul risultato di 10-0 a favore della BRB Ivrea sul Chiavarese. Sul tappeto numero 2 Ravera a colpire la boccia e si porta sull'1-0. Avversario di Grosso Bacino sulla boccia da un punto, la colpisce 1-1. Gigi Grattapaglia sulla boccia da un punto, la colpisce 1-1. Daniele Grosso sul pallino da due punti, tocca il tappeto, nullo. Ravera colpisce il pallino e si porta sul 3-1. Bacino sul pallino da due punti, lo fallisce e rimane sull'1-1. Gigi Grattapaglia, BRB sul pallino da due punti, lo colpisce, 3-3. Daniele Grosso sulla boccia da 5 punti tra i due ostacoli, colpisce l'ostacolo rosso, nulla di fatto, rimane fermo 1. Ravera sulla boccia da 5 punti, la colpisce e si porta sull'8-3. Bacino, boccia da 5 punti, tra i due ostacoli, colpisce anche l'ostacolo a sinistra, nulla di fatto, 1-1. Gigi Grattapaglia sulla boccia da 5 punti, tra i due ostacoli,
la colpisce e si porta sull'otto pari. Daniele Grosso sul pallino da tre punti. Lo colpisce e si porta sul 4-1. Ravera sul pallino da tre punti, lo colpisce e si porta 11. Bacino, pallino da tre punti, lo vola. 1-4. Gigi Grattapaglia, BRB sul pallino da tre punti. Lo sposta. Bocciata fallita. Daniele Grosso sulla boccia da 4 punti, ostacolo alla destra, colpisce e si porta sull'8-1. Ravera sulla boccia da 4 punti, ostacolo alla destra, la colpisce e si porta 15-8. Bacino sulla boccia da 4 punti, la colpisce e si porta 5-8. Gigi sulla boccia da 4 punti, la colpisce e si porta 12. Daniele Grosso sulla boccia da 4 punti in versione di ostacolo, la colpisce e si porta sul 12-5. Ravera per la Chiavarere sull'inversione di ostacolo, boccia da 4 punti, bocciata corta e rimane fermo sul 15-12. Bacino sulla boccia da 4 punti, la colpisce, si porta 9-12. Gigi Grattapaglia colpisce la boccia da 4 punti e si porta sul 16-15. Daniele Grosso, boccia da 4 punti, pallino ostacolo, la colpisce e si porta sul 15-9. Ravera sulla boccia da 3 punti, pallino ostacolo, gioca lunga e rimane fermo 15-16. Bacino la colpisce e si porta 12-16. Gigi Grattapaglia colpisce la boccia da 3 punti e si porta 19. Grosso sulla boccia da 4 punti, tappata rossa, ostacolo davanti, la colpisce, perfetto, e si porta sul 19-12. Ravera colpisce anche l'ostacolo rosso, bocciata nulla, rimane fermo sul 16-19. Boccia da 4 punti per Bacino della Chiavarese, la colpisce e si porta 16-19. Gigi Grattapaglia colpisce anche l'ostacolo rosso e resta fermo a 19. Daniele Grosso sulla boccia da 3 punti, ostacolo alla destra, la colpisce e si porta a 22-16. Ravera sulla boccia da 4 punti, la colpisce e si porta 19 pari. Bacino, boccia da 3 punti, la colpisce e si porta 19-22. Gigi Grattapaglia, boccia da 3 punti, colpisce anche l'ostacolo rosso e resta fermo 19-18. Daniele Grosso, boccia da 3 punti con inversione di ostacolo, colpisce anche l'ostacolo rosso, bocciata nulla, 22-19. Ravera, Chiavarese, sulla boccia da 3 punti, ostacolo a destra, colpisce anche l'ostacolo rosso e resta fermo 18-19. Bacino, Chiavarese, sulla boccia da 3 punti, ostacolo alla sinistra della boccia, la colpisce ma carambola anche sulla rossa, resta fermo sul 19-22, sarà il pallino quindi a decidere l'incontro. Gigi Grattapaglia, boccia da 3 punti, la colpisce e si porta sul 22-18, anche qui sarà il pallino a decidere eventualmente l'assegnazione della vittoria. Grosso, BRB, sul pallino da 5 punti, lo fallisce e resta fermo a 22. Ravera sul tappeto numero 2, sul pallino da 5 punti, lo vola 18-22, quindi
di fatto ha perso l'incontro. Ultima possibilità per Bacino, per la Chiavarese, sul pallino da 5 punti, vittoria a colpirlo, lo fallisce, quindi vittoria di Grosso per 22-19 e sono altri 2 punti che porta a 12. Bocciata fallita, si aggiudica l'incontro 22-18, quindi altri 2 punti si porta a 14, la somma dei 2 tiri tecnici vinti entrambi dalla BRB assegnano il punto alla BRB che si porta sul 15-0. Valerio Remino, nel ginocchio quali patologie riscontriamo? Nel ginocchio riscontriamo le patologie più gravi, che sono delle patologie causate da traumi distorsivi, cioè quando avviene una torsione del ginocchio. Questo può causare delle lesioni legamentose sia al legamento collaterale mediale che al legamento collaterale esterno e anche ai legamenti crociati. Poi ci sono anche altre patologie che sono patologie da usura e quindi sono delle patologie anche degenerative che possono interessare i menischi, sia il menisco mediale che il menisco esterno, oppure un gesto ripetuto e continuo come nel gioco delle bocce può causare delle tendiniti sia del tendine rotuleo che del tendine del quadricipite. Quale potrebbe essere la prevenzione? La prevenzione è molto importante, perché come dico, prevenire è meglio che curare. È molto importante la preparazione fisica per la stabilità dell'articolazione del ginocchio ed è determinante avere un buon tono muscolare della fascia muscolare del muscolo quadricipite. Questo è per prevenire anche patologie come possono essere tendiniti della zampa d'oca o tendiniti dei muscoli flessori della gamba, quindi posteriormente al ginocchio. Seinox in via statale 9 a Bollengo. Sul risultato di 15-0 per la BRB sulla Chiavarese parte la navetta completa, 6 bersagli, Al Bornic per la BRB, Pegoraro per la Chiavarese. Pegoraro colpisce 4-4, ancora
Pegoraro, colpisce la sua sesta bocciata, ancora Pegoraro, ancora Pegoraro, e andiamo su Ares per la BRB che ha già fallito due bocciate, la colpisce adesso dopo un minuto di gioco, 10-9 per la Chiavarese. Pegoraro colpisce, si porta sull'11 pari, 12, 13-12. Bornic ancora, Leborn che colpisce, Pegoraro colpisce, fallisce adesso Leo, 16-18 per la Chiavarese. Pegoraro colpisce ancora, si porta sul 19-18, 20-19, 21-20, è in vantaggio di una bocciata al del BRB Ivrea. Colpisce. 2 minuti e 30 di gioco, 2 minuti e 30 al termine, 24-23 per Pegoraro. Colpisce Bernic e adesso è Pegoraro, fallisce adesso quella da BRB e si porta 2 punti in vantaggio Stefano Pegoraro. Colpisce 27-29, 30-28 per la Chiavarese, 31-29, 1 minuto e 40 al termine. Colpisce Pegoraro. Pegoraro adesso è Leobern a fallire un'altra bocciata, colpisce Stefano Pegoraro, è in vantaggio 35-32, 36-33 quando manca 1 minuto e 10 al termine. Colpisce ancora Stefano Pegoraro, colpiscono entrambi, colpisce Leo, 36-39, 37-40, 45 secondi al termine, 41-38 a favore della Chiavarese. Ha aumentato e recuperato la corsa Stefano Pegoraro, 40-43, 44-41 a favore di Stefano Pegoraro, 45-42, 17 secondi al termine, 46-43, 47-44. Ultima bocciata, fallisce adesso Pegoraro e quindi rimane 47-45, si aggiudica l'incontro la Chiavarese e i suoi primi 2 punti e si porta sul 2-15. Parte la navetta a tre bersagli sul risultato di BRB 15 Chiavarese 2. BRB schiera Ferrero, mentre la Chiavarese
schiera Panessi. Vediamo adesso Panessi in bocciata, fallisce Ferrero, colpisce Panessi, sono 5-4 a favore di Panessi, 6-5, fallisce ancora Ferrero, colpisce adesso Ferrero, in vantaggio già di una mezza corsia, quando è passato un minuto il risultato è di 9-8 a favore della Chiavarese. Panessi colpisce Ferrero, colpisce anche Panessi, 11-10 lo score a favore della Chiavarese, 12-11, un minuto e mezzo di gioco, molto più lento il giocatore della Chiavarese, 14-13 sempre a suo favore, Ferrero nettamente in vantaggio nella corsa, e sono passati 2 minuti di gioco, risultato di 16-15. Colpisce ancora Ferrero, colpisce Panessi, sono adesso sul 18 pari, colpisce Panessi, colpisce Ferrero, adesso di fatto ha preso una corsia di vantaggio, sono 20 pari, colpisce Ferrero, colpisce ancora Ferrero, 22 pari, 23-22, colpisce adesso, si porta sul 23 anche Panessi, ma allunga Ferrero a 24, bocciata fallita di Panessi, e sono 25-23, 26-23 a favore di Lele Ferrero per la BRB, colpiscono ancora, fallisce adesso Panessi, sono 27-24, 28-25, 1 minuto e 40 al termine, colpisce Panessi, ancora Panessi, no, nettamente arretrato nella corsa, e adesso sono 31-27 a favore di Ferrero della BRB, ancora Panessi che colpisce, dall'altra parte colpisce anche Lele Ferrero e si porta sul 33-27, 34 per Lele Ferrero, 35-31, un minuto al termine, Lele Ferrero in vantaggio per 36-32, colpisce Lele Ferrero, colpisce Panessi, ancora Panessi la colpisce, si porta 34-39, 35-40, 30 secondi al termine, 36-41, fallisce adesso Panessi, mentre colpisce Lele Ferrero, colpisce ancora, e sono 43-37, 44-38, 4 secondi al termine, ultima bocciata, 45-38.
il risultato finale, quindi il punto in palio per il tappeto da tre bersagli se lo aggiudica la BRB con Emanuele Ferrero, che porta il risultato parziale sul 16-2. Valerio Remino, la spalla, arto superiore più usato, come la curate? La spalla, che è molto impegnata nel gesto del giocatore di bocce, presenta molte volte delle patologie, dei microtraumi ripetuti, possono generare delle calcificazioni oppure delle capsulite, delle aderenze. Si curano con una tecnica e una metodologia moderna, che sono le onde d'urto o le onde vibranti, che servono per vascolarizzare la spalla, servono per frantumare queste microcalcificazioni e liberare la spalla dalle aderenze, e poi si prosegue con un percorso riabilitativo di esercizi specifici per la spalla. Siamo localizzati a Lesso, in provincia di Torino, vicino alla città di Ivrea. Il nostro prodotto è precisamente il cablaggio per automazione industriale, quindi tutto ciò che riguarda la connessione all'interno di un qualsiasi macchinario prodotto sia in Italia o anche in Europa. Euroconnection è stata fondata nel 1996, all'inizio aveva 3 dipendenti e si occupava prevalentemente di cablaggi per connessione di schede elettroniche. Euroconnection a livello di fatturato è al primo posto per quanto riguarda i cablaggi dell'automazione industriale. Noi ci occupiamo prevalentemente di automazione industriale, quindi il nostro fatturato si divide un po' per quanto riguarda la vendita a chi produce macchinari e un po' una parte per quanto riguarda chi distribuisce motori elettrici oppure azionamenti. 55% del nostro fatturato è rivolto al mercato italiano, i restanti riguarda il mercato mondiale, dove abbiamo prevalentemente l'Europa come focus per le nostre vendite. C'è da dire che negli ultimi anni abbiamo avuto un incremento esponenziale delle esportazioni. Se pensiamo che circa 10 anni fa Euroconnection esportava solamente il 15% del fatturato, avendo aumentato più del doppio il nostro fatturato nel corso di questi anni, abbiamo quintuplicato le esportazioni in valore assoluto. Questo perché abbiamo nel corso degli anni potenziato la forza vendite estera che prima non avevamo. Euroconnection ha 60 dipendenti attualmente, che sono da sommare a quelli di AS Connection, che è l'altra azienda che fa parte del gruppo, dove lavorano circa 25 persone. La batteria nel canavese è Unibat, batterie per tutte le applicazioni, in via Fratelli Berra 23B ad Ozegna. Nella prima coppia Carlo Ballabene in accosto, suo compagno Lucco, avversario per la BRB Emanuele Bruzzone e Cavagnaro. Va imbocciata per la BRB Emanuele Bruzzone, bocciata corta e fallita. Nel campo numero 2 è l'individuale, Picasso in questo momento in accosto, contro di lui Daniele Grosso per la BRB. Picasso per la Chiavarese in accosto. Fa su il punto. Grosso imbocciato sull'accosto di Picasso. Colpisce. Nel secondo individuale era Vera che va in accosto, sull'accosto di Carlo Ballabene per la BRB.
Il costo ben riuscito. Carlo Ballabene che va in bocciata, colpisce. Nella seconda coppia è Lizio per la Chiavarese in accosto, il suo compagno di squadra Baccino, per la BRB Grattapaglia e Jancic. Gigi Grattapaglia per la BRB in accosto. Boccia corta, ma riesce a fare su il punto. Ripete la bocciata Daniele Grosso, non la colpisce, va in bocciata Picasso, fallisce, quindi punto a favore di Daniele Grosso che si porta sul 6-7. Emanuele Bruzzone che va in bocciata per la BRB, colpisce Semicaro. Ultima boccia in accosto per Renato Lucco. Riesce, tocca, sfaccia, passa. Leo colpisce la sua. Ripete la bocciata. Alex, fallita. Carlo Ballabene in accosto. Boccia che gli cade bassa, ancora Carlo Ballabene che va in accosto, questa volta realizza Carlo Ballabene con la sua ultima boccia che va in accosto e sono 3 punti e si porta sull'8-6. Jancic che va in bocciata, la colpisce. Ancora Jancic che va in bocciata, questa volta la vola. Jancic sul pallino salvezza, lo colpisce. Picasso sul pallino salvezza, questa volta lo vola e colpisce la sua. Tocca la mano Grosso, quindi si aggiudica l'individuale Grosso per 13-7 e porta il parziale della BRB sul 18-2. Varavera imbocciata sull'accosto di Carlo, fallisce il pallino, concede la vittoria, quindi si aggiudica l'incontro Carlo Ballabene per 13-6, quindi punteggio parziale dell'incontro 20 BRB 2 Chiavarese. Emanuele Bruzzone sulla prima coppia, pallino salvezza, lo vola. Ultima boccia in accosto per Leo Bernic. Punto in terra che rimane a favore del Lucco e Ballabene Paolo che si aggiudicano quindi l'incontro per 7-6 e si portano sul 20-4. Gigi Grattapaglia in accosto con la sua penultima boccia, risultato di 11-10 per la Chiavarese, fa su il punto, va in bocciata per la Chiavarese Baccino sull'accosto di Gigi Grattapaglia, la colpisce. Jancic, ultima sua boccia della mano in accosto, tempo scaduto, non riesce a far su il punto, quindi si aggiudica l'incontro per 12-10 la Chiavarese e porta il risultato dell'incontro sul 20-6 a favore della BRB Ivrea. Valerio Remino, la preparazione fisica del giocatore di bocce come dovrebbe essere impostata? E la preparazione fisica è importante in tutti gli sport ed è importante anche nel gioco delle bocce. Fare attività all'aperto oppure fare dell'attività al chiuso, che può essere il nuoto, può essere la palestra, è importante e determinante. Se uno
non riesce a concepire questa preparazione. Un'altra cosa importante è quella del recupero, e il recupero avviene solamente sottoponendosi a delle sedute di massaggio. Il giocatore di bocce è impegnato nel stare tante ore in piedi, quindi a usare molto i muscoli a livello isometrico, e quindi il consiglio che do, non perché voglio tirare l'acqua al mio mulino, ma perché tutti quelli che si sottopongono a sedute di massaggio poi ne trovano sempre giovamento. Nello studio di Rivoli avete il servizio pedicure? Sì, abbiamo un servizio di pedicure curativo, e diciamo che durante questo periodo, in questi anni, molti giocatori di bocce ne hanno fatto uso, perché problemi di unghie, problemi di calli sono molto ricorrenti. E ci avvaliamo anche della collaborazione di medici specifici, specialisti proprio per il trattamento delle unghie. Il ritrovo di Locatelli d'Aria in via Giordano Bruno a Rivara, presso il bocciodromo comunale. Faletti Lorenzo, autoriparazioni e assortimento vendita auto usate in via Valperga 9 a Pertusio. Caseificio Garda. Impresa Allera, a Rivarolo, Castellamonte, Bosconero, Aglie, Ivrea. Risultato finale dell'incontro qui dal bocciodromo di Salassa, BRB Ivrea 20, Chiavarese 6. Vediamo adesso i risultati completi di giornata, classifica e il prossimo turno. Campionato Bocce Serie A, ottava giornata, Borgonese Belluno 15 a 11. BRB Ivrea, Chiavarese 20 a 6, Gaglianico La Perosina 17 a 9, Mondovì Ferriera 8 a 18, Pontese 90 21 a 4. Classifica: Gaglianico 13, La Perosina e BRB Ivrea 12, Belluno 9, Borgonese 8, Ferriera 6, 90 5, Pontese 4, Chiavarese 2, Mondovì 1. Campionato Bocce Serie A, recuperi, terza giornata, Borgonese Gaglianico, BRB Ivrea 90, La Perosina Ferriera, Pontese Chiavarese. Con le telecamere di GRP e Fatti di Sport vi diamo appuntamento sempre dal bocciodromo di Salassa per l'incontro BRB Ivrea 90, recupero della seconda giornata del campionato nazionale di Serie A, sospeso per la concomitanza dei campionati del mondo in Cina. In collaborazione con Bulensiel, Botalla, Euroconnection, Sparco.